sono Valerio De Sanctis, faccio parte e parlo a nome del team di sviluppo Movimento 5 Stelle Roma e oggi ci occuperemo, provo a andare subito alla prima slide, oggi ci occuperemo appunto di vedere tutti insieme le procedure legate alla registrazione, a questa nuova proposta che stiamo facendo e che abbiamo fatto e alla verifica degli utenti. Come ci mostra la slide, la procedura di iscrizione si svolge in tre fasi. Prima di tutto ci dobbiamo iscrivere a questa nuova piattaforma, dopodiché diciamo inserendo nell'archivio una serie di dati corrispondenti alla nostra identità, dopodiché una volta iscritti potremo fare da utenti richiesta ai certificatori di essere certificati e i certificatori potranno controllare attraverso lo strumento la coincidenza dei dati che noi andremo a dichiarare a loro con quelli presenti all'interno della piattaforma e potranno poi portare a termine il processo di verifica e inserendo appunto il verificato nel gruppo dei verificati. Procediamo pure con la slide successiva. Allora, la prima cosa da fare per registrarsi alla piattaforma è accedere alla pagina che trovate qui in alto e cliccare sul pulsante registrati. Si aprirà quindi questo pannello, questo form, che occorrerà compilare con i nostri dati. Dovremo scegliere un nome utente, che dovrà avere un minimo di 3 caratteri e un massimo di 20, il nostro indirizzo di email, confermarlo, la password, che dovrà essere tra 6 e 20 caratteri, confermare la password, e poi scegliere una serie di parametri legati alla configurazione del forum, quindi lingua, fuso orario, e poi i nostri dati personali, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, municipio, CAP, città e residenza. Qui sotto dovremo inoltre barrare appunto il consenso al trattamento dei dati personali, a norma di legge. È importante comprendere che l'iscrizione al forum non è automatica e noi non abbiamo in alcun modo migrato i dati presenti nella vecchia piattaforma per innumerevoli motivi, il principale dei quali è che noi non abbiamo permesso di accedere a quei dati, quindi non abbiamo minimamente toccato quell'archivio e quindi appunto per questo motivo è necessaria una registrazione ex novo. L'unica cosa che abbiamo potuto fare grazie appunto al fatto che fanno parte del team di sviluppo i vecchi amministratori, gli amministratori della piattaforma attuale, è dar vita a una procedura che automaticamente, nel caso in cui l'utente si registra con lo stesso nome, lo stesso cognome e la stessa email presente nell'archivio attuale degli utenti verificati, questa procedura ci dà un esito positivo che ci consente di inserire l'utente automaticamente nel gruppo dei verificati globali. A questo punto è necessario spiegare brevemente il discorso dei gruppi che contraddistingue, diciamo, questa nuova piattaforma. Molti di voi avranno presente come funziona Google Groups. Fondamentalmente ci siamo ispirati a quel modello. I gruppi di questo forum sono analoghi alle cerchie di Google Plus. E quella degli utenti verificati dovete immaginarvelo come un gigantesco insieme che raccoglie tutti gli utenti del nostro gruppo a livello romano e la cui identità è stata verificata. All'interno di questo grande insieme dovete immaginare tanti piccoli insiemi, sono sempre gruppi, che sono i verificati relativi ai singoli municipi. Voi come verificatori non dovrete fare altro che iscrivere, aggiungere questi utenti che verificherete all'interno del vostro gruppo di verificati municipali, del quale sarete leader, quindi potrete aggiungere e rimuovere elementi. Tutti gli elementi che aggiungerete al vostro insieme dei verificati municipali andranno automaticamente a finire nel grande insieme contenitore dei verificati globali. Possiamo andare avanti. Questa qui è l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo sulla tutela dei dati personali che riporta le informazioni a termini di legge con la titolarità del trattamento dei dati.
Poi qui abbiamo il codice di conferma per provare appunto che non siamo dei bot e che va inserito rispettando maiuscole e minuscole, sono un codice alfanumerico che va inserito in questa text block che si trova qui sotto e poi possiamo fare invia. A questo punto la piattaforma ci informerà che il nostro account è stato creato. Ovviamente dovremo verificarlo. Dovremo verificare l'esistenza della email che abbiamo dato. La piattaforma ci invierà a questo punto una email all'indirizzo che abbiamo dichiarato, di questo tipo. Il testo potrà cambiare in futuro, ma diciamo grosso modo conterrà un breve testo esplicativo e soprattutto un link che sarà necessario visitare. Potrete tranquillamente cliccarci dal vostro client di posta o digitarlo sul browser, e che farà sì che il vostro account verrà attivato. A questo punto voi cliccando su quel link il forum vi dirà che l'account è stato attivato e potrete quindi accedere al forum stesso. Invece di registrati, che abbiamo cliccato prima, cliccheremo quindi sul pulsante accedi. Verrà mostrato questo form che potremo compilare inserendo il nome utente che ci siamo scelti e la nostra password. Nel caso in cui avessimo dimenticato la password, in qualsiasi momento possiamo richiedere l'invio di un link che ci consentirà, ovviamente previa conferma del nostro indirizzo email, una pagina che ci consentirà di reimpostare una nuova password. Una volta entrati, una volta loggati all'interno della piattaforma, che ci riconoscerà in questo modo, avremo a disposizione una serie di strumenti che ci consentiranno di avere un accesso rapido a quelli che sono, diciamo, i forum che sulla base delle informazioni che noi abbiamo dato al sistema saranno molto probabilmente quelli i nostri forum di interesse. Sto parlando appunto dei link personalizzati, che nel caso in cui voi inseriate un municipio di appartenenza vi metterà inizialmente il vostro municipio. Poi sulla base di quelle che saranno le vostre attività su questo forum, dei gruppi in cui entrerete a fare parte, questi link personalizzati si popoleranno a seconda dei casi, contenendo i link per arrivare facilmente a nuovi forum. Tornando comunque all'oggetto del nostro discorso, cioè la procedura di registrazione, e poi procedere, diciamo, con la slide successiva. Ok, abbiamo terminato il processo di iscrizione, siamo utenti registrati. A questo punto, se vogliamo passare allo step successivo di partecipazione, quindi vogliamo diventare utenti verificati, verificando la nostra identità presso un verificatore, dovremo comunicare al nostro gruppo municipale e al verificatore che pare che avrà nominato la richiesta e incontrando di persona il verificatore fornire, come già facciamo, nome utente, un valido documento di identità e il codice fiscale o il tesserino sanitario. Il forum attuale non mostra in questo momento alcun tipo di dato personale, quindi non c'è modo di visualizzare il nome e cognome dell'utente che non vuole mostrare il proprio nome e cognome. Noi in questo momento ci siamo mossi in maniera conservativa. In futuro daremo la possibilità a chi vorrà farlo di poter esibire il proprio nome e cognome, che può risultare molto comodo per essere riconosciuti e per essere ovviamente associati con semplicità ai vari tavoli di lavoro. In tutti i casi comunque l'identificativo principale resterà il nickname, cioè il nome utente con cui noi accediamo al forum, che preghiamo, diciamo, tutti gli utenti che utilizzeranno la piattaforma di ricordare, ovviamente, di comunicare, in questo caso al verificatore, un domani al coordinatore municipale, tutte le volte in cui bisognerà ovviamente essere iscritti a uno di questi gruppi. Puoi procedere? Ok. Quindi con il termine verifica intendiamo il processo che serve ad accertare che l'utenza iscritta al forum coincida effettivamente con l'identità del soggetto che abbiamo avuto modo di conoscere in persona. Viene effettuata dal verificatore, che egli stesso ovviamente deve essere iscritto e verificato all'interno del forum e deve essere abilitato a esercitare, diciamo, questa funzione.
quindi deve essere il leader del gruppo, come abbiamo detto prima, dei verificati del suo municipio. A questo punto vediamo ciascuno di voi, diciamo, se ha effettuato già l'iscrizione o, se o dopo che l'avrà effettuata, potrà con una serie di rapidi passaggi vedere effettivamente se può già verificare gli utenti oppure no. Accediamo cliccando qui al pannello di controllo utente, si può farlo anche cliccando da qui, ci sono diversi punti, diciamo, comunque portano tutti al pannello di controllo utente. Ok, e il pannello di controllo utente si apre evidenziando il tab panoramica. In realtà noi ci sono quindi una serie di tab, queste voci qui, che diciamo è possibile selezionare per mostrare le varie caratteristiche della propria sottoscrizione, della propria iscrizione al forum. Il tab gruppi consente di vedere e di farci vedere a quali gruppi apparteniamo, a quali gruppi siamo iscritti e di quali gruppi siamo leader. In questo caso stiamo parlando chiaramente dell'account di un verificatore e lui è leader del gruppo verificati del proprio municipio. Qui troverete ovviamente il numero del vostro municipio, qui è stato oscurato, e quindi saprete in questo modo che avete la possibilità di aggiungere utenti verificati al vostro municipio. Quindi dovete controllare questo, leader del gruppo verificati del vostro municipio. Se non siete, per qualche motivo, per qualsiasi motivo, leader del gruppo e verificati del vostro municipio, procedete con la slide successiva, ecco. E dovete compiere questi passaggi, ovvero dovete comunicare il vostro nome utente ed il link ai seguenti destinatari, avendo cura di mettere in copia l'email del vostro portavoce municipale. In alternativa, e poi dovete allegare il link al verbale, giusto? Sì, esatto. Okay. In alternativa potete inviare una comunicazione di conferma da parte del portavoce municipale che va inviata appunto a staff e a forum, queste due email qua. Ovviamente, oltre a essere inseriti nell'interno come leader del gruppo di verifica del vostro municipio, riceverete anche un'email di conferma di avvenuta abilitazione. Potete quindi ritornare allo step precedente e controllare che sia tutto in regola. Possiamo procedere? Abbiamo quasi finito, eh? A questo punto vediamo che cosa deve fare il verificatore autorizzato per controllare la reale identità dell'utente, ovvero la corrispondenza del nome, cognome e documento che gli sono stati, il codice fiscale che gli sono stati mostrati e quanto presente nel profilo del forum. Ricordiamo che il verificatore non può vedere direttamente i dati degli utenti, noi abbiamo scelto di non dare questa possibilità proprio per rispetto della privacy di ciascun utente. Però quello che può fare il verificatore è, inserendo il nome utente, il nome reale che lui ha ricevuto tramite documento di identità, il cognome che lui ha ricevuto in questo modo e il codice fiscale, lui può ricevere una risposta da parte della piattaforma che gli dice sì, effettivamente questi dati corrispondono, cioè l'utente che tu hai messo è effettivamente chi dice di essere, perché sia questo campo, sia questo campo, sia questo campo corrispondono. Procediamo con la prossima slide. Vuoi dire di collegarsi alla ricerca? Sì, avete ragione. Ovviamente per accedere a questa pagina voi dovete essere i leader del gruppo di un gruppo verificati municipali, perché altrimenti il forum non vi farà accedere. Questa è una pagina d'accesso riservata ai verificatori. E potrete quindi collegarvi da utenti registrati a questo link, non lo troverete, lo dovete digitare a mano perché per ragioni di sicurezza noi non lo mostriamo all'interno delle pagine normali del forum. Segnale. Sì, ve lo... Sì, sì, vi daremo questi materiali. È allo studio, diciamo, un sistema che vi faciliterà per impedirvi di doverlo digitare a mano. Per il momento è necessario digitarlo a mano, potete ovviamente inserirlo nei segnalibri. Se in tutti i casi in cui questa pagina vi rimanderà alla pagina principale del forum, vorrà dire che non siete loggati, che non siete in quel momento, in quel momento non avete, dovete effettuare l'accesso al forum. Se pur avendo effettuato l'accesso al forum questa pagina non vi è visibile, non riuscite ad accedervi, vuol dire che probabilmente è accaduto qualcosa per cui non risultate più per il sistema verificatori, magari perché il vostro mandato è scaduto o per qualsiasi altro motivo. È importante quindi capire che l'accesso a questa pagina è strettamente legato al vostro status di verificatori municipali.
Nel caso in cui i dati, abbiamo detto prima appunto che è necessario inserire username, nome reale, cognome e codice fiscale, nel caso in cui uno qualsiasi di questi dati, anche solo uno di questi dati, non corrisponda a quanto presente nel forum, riceveremo un messaggio di errore che ci dirà quali sono le anomalie riscontrate. A quel punto quello che dovremo fare, quello che dovrete fare, sarà contattare la persona e dire a questa persona che i dati non corrispondono. È possibile che si tratti di un errore umano, magari ha sbagliato a scrivere il nome, è possibile che si tratti di un errore del codice fiscale, anche se noi forniamo al momento della registrazione, questo non l'ho detto, lo dico adesso, un controllo di massima del codice fiscale proprio per prevenire errori di stampa. Voi sapete, molti di voi sapranno che non è possibile automaticamente controllare il codice fiscale perché sussistono delle eccezioni in caso di omonimia di dati nello stesso giorno, eccetera. Però quello che si può fare, diciamo, è ridurre molto la possibilità di errore. Ciò nonostante, è possibile che uno di questi dati sia non corrispondente. A quel punto sarà cura dell'utente modificare il proprio profilo, mettere tra virgolette il proprio profilo in regola con i propri documenti, perché di errore si può trattare, ma si può trattare anche di un utente che magari per qualche motivo non si è voluto iscrivere con il nome e cognome vero, però a quel punto purtroppo non può essere verificato, per ovvi motivi. Una volta che lui si sarà messo, diciamo così, tra virgolette, in regola, il verificatore potrà ripetere l'operazione e questa volta magari... Ah, non ci sta la possibilità, ok. E questa volta dice... Ah, ecco, perfetto. E questa volta magari otterrà un messaggio di ok. È importante capire che questa procedura è soltanto un controllo. Questo messaggio di ok non significa che l'utente è stato aggiunto al gruppo. Questo perché il forum in automatico questa operazione non la fa. Sarete poi voi, sulla base di questo responso, diciamo, di questa risposta che vi dà il sistema, a dover aggiungere materialmente l'utente all'interno del gruppo dei verificati del vostro municipio. Questo perché ovviamente noi manterremo un archivio di utenti così verificati che prendendo nota appunto della persona e del certificatore che l'ha certificata. Quindi è necessario ovviamente appoggiare questa registrazione a una vostra operazione esplicita. Quindi è importante appunto che ricordiate che questo è soltanto lo strumento di controllo, lo strumento di controllo che tutti i dati siano giusti, siano corretti. Poi l'azione di inserimento dell'utente è a carico vostro. E vediamo adesso quindi cosa dovete fare materialmente per inserire l'utente nel gruppo dei verificati del vostro municipio. Dovete collegarvi ancora una volta al pannello di controllo, andare nella solita tab relativa ai gruppi, controllare per l'ennesima volta che siete leader del gruppo, altrimenti ovviamente non potrete farlo, e a quel punto potrete cliccare qui su gestione gruppi, perché questa è soltanto una schermata che vi fa vedere i gruppi a cui siete iscritti. Per gestirli dovete andare su gestione gruppi. Qui ci sono i gruppi di cui siete leader, quindi gli unici che potete gestire. E la piattaforma vi presenta questo link, il link relativo alla gestione degli iscritti, cliccando sul quale potrete vedere chi sono i leader del gruppo oltre a voi, se ce ne fosse più di uno, vedere chi sono i membri di questo gruppo, stiamo parlando appunto del gruppo verificati, ora qui tutte le informazioni sono state oscurate, però dovete immaginarvi, diciamo, un elenco di nickname con il numero di messaggi che hanno postato, quando si è iscritto e la possibilità di selezionarlo per eventualmente cancellarlo. Qui ci sono una serie di opzioni possibili, perché voi in quanto leader potete inserire gli utenti, ma li potete anche rimuovere dal gruppo, ovviamente. E tenete presente che quando li inserite l'utente risulta verificato e viene inserito nel vostro gruppo municipale e nel gruppo dei verificati globali. Quando lo andate a rimuovere, lo rimuovete solo dal vostro gruppo dei verificati municipali, lui resterà all'interno del gruppo dei verificati globali. Questo perché il verificatore non ha il potere, non avrà mai il potere di decidere che un utente non è più verificato. Quello che potrà fare è toglierlo dal gruppo dei verificati del proprio municipio. Al di sotto, diciamo, della lista dei componenti del gruppo c'è la possibilità di aggiungere gli utenti. Bisogna inserire uno o più nickname, è possibile anche inserirne più di uno in una volta sola, e poi impostare se questo gruppo che noi stiamo impostando, a cui stiamo aggiungendo l'utente,
è il nostro gruppo predefinito per l'aggiunta degli utenti. In realtà non è così necessario mettere sì, comunque mettete sì, visto che molto probabilmente la maggior parte di voi si occuperà principalmente di questa attività. Nel caso in cui foste leader di più gruppi, ovviamente le cose potrebbero cambiare. Dopodiché, quindi, insomma, per fare le cose semplici, mettete su sì questa checkbox, scrivete il nome degli utenti o i nomi degli utenti che volete aggiungere al gruppo verificati municipale e cliccate su invia. La piattaforma vi chiederà ovviamente una conferma dell'operazione, alla quale potrete rispondere affermativamente cliccando su sì, e vi confermerà l'esito, il buon esito dell'operazione. A questo punto, ritornando su questa pagina, sarete riportati automaticamente cliccando appunto su torno alla pagina precedente, su questa pagina potrete controllare la presenza dell'utente che siete andati ad aggiungere al vostro gruppo, e che confermerà appunto che da questo momento l'utente è presente nei verificati del vostro gruppo. Lo vedrete anche di colore verde, perché tutti gli utenti verificati, globali o municipali, il forum ce li mostra con il colore verde, per ricordarci, diciamo, visivamente che sono utenti verificati. Si può fare una domanda? Abbiamo praticamente finito, quindi adesso sì, dopo apriamo. Ok. Vogliamo...